Cominciamo. Io mi chiamo Pino Carras, sono direttore di un sito che forse qualcuno conosce, si chiama megacittu.info, è stato fondato a suo tempo da Giulietto Chiesa ed è diventato un organo di informazione attento a questioni solitamente trascurate dalla grande stampa mainstream, tra cui temi dell'economia affrontati da un angolo visuale molto particolare. Oggi siamo presenti a questo incontro che ha un nome ambizioso, un passo per la sovranità della Sardegna, pensare a una nuova fiscalità con l'Agenzia Sarda delle Entrate, organizzato dal gruppo consigliare della Federazione Sinistra, della Sinistra e dei Rossomori, oltre che dall'Associazione Linea Gotica. Avremo degli interlocutori che potranno cercare di declinare le questioni importanti della fiscalità, del debito, delle vessazioni sopportate da molti cittadini in un modo molto concreto, con delle proposte che forse non sono state definite ancora in via definitiva, dovranno essere discusse dai cittadini, ma appunto dovranno essere discusse, dovranno essere affrontate e non rimanere in un ambito di discussione per alcuni circoli o per alcune avanguardie, dovranno essere un tema invece di discussione popolare. Chi sono i relatori di questa sera? Abbiamo con noi Tiziana Zucca, ex direttore dell'assessorato del bilancio, che è anche una memoria storica del tema della fiscalità in Sardegna, che potremo interpellare direttamente. Ci sono i due consiglieri comunali che sono tra gli organizzatori dell'incontro, Enrico Lovina, consigliere comunale della Federazione della Sinistra, e Giuseppe Andreozzi, consigliere comunale di Rossomori. E abbiamo anche Giovanni Dusserda e Alberto Pindus del Comitato Fiocco Verde, che è un'associazione, un comitato che si sta battendo con un intento di studio ma anche di lotta politica per il tema dell'Agenzia delle Entrate. Inizierei dalla dottoressa Tiziana Zucca per affrontare il tema, la vexata questio delle entrate. È stato un oggetto di discussione nell'ultimo decennio il rapporto fra la Regione Sardegna e il livello centrale dello Stato, dal punto di vista che poi è il più cruciale, è quello più importante nei rapporti fra la cittadinanza, il patto fiscale che, se viene rispettato, consente una tenuta della società, se non viene rispettato pone dei problemi che a volte vengono risolti anche con delle rivoluzioni. No taxation without representation è un tema molto, molto antico del dibattito politico. Questa è una questione, è un intreccio di questioni tecniche e politiche, il rapporto fra una comunità regionale particolare che ha una sua specialità, che ha fatto un patto costituzionale importante, perché lo Statuto della Sardegna è una legge di rango costituzionale, e che si vede denegati una serie di diritti e poi concretamente di flussi importantissimi di denaro che servirebbe alla vita civile dal livello centrale, che decide diversamente. Allora, questa vicenda ha una storia, ha avuto un lato pubblico, ma vorremmo conoscerla molto da vicino. Chiederei subito a Tiziana Zucca qual è la storia della vicenda delle entrate e quali sono le prospettive nella condizione attuale. Per parlare della vicenda entrate,
non vorrei andare troppo lontano, diciamo che mi concentrerei su come siamo arrivati al testo attuale dell'articolo 8 dello Statuto, perché l'articolo 8 dello Statuto, che è contenuto nel titolo terzo, è uno di quegli articoli, tutti gli articoli del titolo terzo, che possono essere modificati senza una procedura costituzionale, perché lo dice lo stesso Statuto. La procedura è una legge statale rinforzata dalla, diciamo, il parere comunque deve essere sentito per la promulgazione di una legge che modifica il titolo terzo la regione Sardegna in questo caso. L'articolo 8 aveva già subito, il titolo terzo aveva già subito nell'83 una modifica, ma quest'ultima è quella che attualmente dobbiamo applicare e che ha provocato diciamo tutte le battaglie degli ultimi anni per aver riconosciuto quello che il nuovo articolo prevede. Le differenze sostanziali tra il vecchio articolo 8 e il nuovo è che con questa nuova dicitura si è tentato di eliminare alcune criticità che si erano palesate nell'applicazione del vecchio articolo 8. Criticità che nel 2004, quando si insediò la Giunta Soru, ed era assessore al bilancio il professor Pigliaru, vennero evidenziate da un semplice calcolo, cioè facendo una serie storica delle entrate compartecipate della regione per IRPEF, IRPEG, fabbricazione, insomma, quelle previste dall'articolo 8, non sto a vederle tutte, comunque le entrate erariali che ci spettano in compartecipazione, e dalla serie storica risultava che il nostro cespite in termini reali, quindi rapportato a valuta corrente, era andato diminuendo al punto da non avere più riscontri con l'iniziale importo della serie, che se l'IRPEF in sede nazionale era aumentata del 40%, la nostra era diminuita del 2% in termini di valori reali. In alcuni casi c'erano proprio esempi eclatanti della fabbricazione che l'IVA, che non prendeva una forma concordata, era aumentata del 90% e il nostro cespite era diminuito in termini di moneta corrente. Questa semplice constatazione, che è stata soltanto una, come dire, mettere in fila i dati diciamo dai primi anni 90 fino al 2004, ci ha consentito di aprire una prima interlocuzione con la Ragioneria Generale dello Stato, perché dovevamo riuscire a capire perché questi cespiti in Sardegna, dove il PIL non aveva mantenuto una costante rispetto al PIL nazionale, quindi non aveva avuto un'inflessione tale da giustificare il calo di queste entrate, com'è che il nostro cespite era così diminuito. E quindi dopo, adesso non posso fare la storia perché è durata più di un anno questa battaglia con il Ministero, alla fine il Ministero stesso ha dovuto ammettere che qualche errore c'era, perché non c'era una motivazione per cui alla Regione Sardegna i decimi, che rimanevano quelli, fossero diventati invece che 7 in rapporto ai primi 4, 3. Rimanevano formalmente 7 decimi, ma in termini di gettito erano praticamente dimezzati. Da questa battaglia, ecco, però la Ragioneria non ha mai ammesso errori. Probabilmente non hanno trovato la motivazione
del perché le nostre entrate fossero diminuite in questo modo. Noi comunque ci siamo fatti il calcolo in Regione Sardegna e credo che ricorderete tutti quei famosi calcoli di miliardi di euro che lo Stato ci avrebbe dovuto, secondo i calcoli fatti ovviamente da noi, mantenendo una costante del cespite. Il testo dell'articolo 8 è un compromesso, diciamo, perché ripeto, poi il Ministero non ha mai ammesso di aver commesso errori, tra questa nostra battaglia e il riconoscimento di cespiti maggiori. Infatti il nuovo articolo 8 prevede intanto un nuovo cespite che è l'IVA. L'IVA veniva calcolata in termini di accordi fra Regione e Stato. E negli ultimi 10 anni era stata calcolata applicando il tasso di inflazione programmato, ovviamente perdendo praticamente qualunque connessione con l'IVA pagata in Sardegna. Questo nuovo articolo 8 prevede invece che l'IVA venga erogata per 9 decimi, prendendo a base il consumo delle famiglie previsto dai dati Istat, quindi un riferimento ben preciso e una monetizzazione ben precisa. Quindi in base al spiegato si passava da circa 200 milioni di euro che si prendevano all'epoca a 1,2 miliardi, più o meno. In più venne aggiunta una lettera, la lettera dell'ultima dell'articolo, in cui vengono recuperati, questa lettera l'abbiamo aggiunta, devo dire, all'ultimo momento ed è passata, nonostante non si capisse bene la quantificazione di questa norma. È una lettera che dice: alla Regione spettano i decimi per tutte le imposte per certo nel territorio sardo che non sono di competenza di altri enti regionali, per dire comune o province, per cui sotto questa voce ricadono tutta una serie di imposte che noi non abbiamo mai percepito nel passato, quali lotto, le imposte sulle assicurazioni, le imposte sulle tasse automobilistiche, cioè tutta una serie di cespiti che non erano mai stati erogati alla Regione Sardegna e che abbiamo recuperato con questa lettera M. E più, ed è una delle cose più importanti di questo articolo, l'ultimo comma precisa che spettano alla Sardegna tutte le quote erogate nel territorio regionale, anche se per motivi di leggi o regolamenti statali vengono pagate fuori dalla Sardegna. Il caso tipico era quello degli insegnanti che venivano pagati tutti nel Lazio e quindi formalmente non erano somme erogate o percepite in Sardegna, però erano il frutto di lavoro fatto in Sardegna. Quindi con questa dicitura abbiamo liberato il campo da tutta una serie di interpretazioni che la Ragioneria Generale dava nel momento di quantificare le nostre quote, perché fino a un certo punto aveva escluso tutto quello che veniva in qualche modo pagato al di fuori della Sardegna, anche se proveniva da un reddito proprio in Sardegna. Persino i conti correnti postali erano esclusi, quelli erano già entrati per via interpretazione, ma tante altre fattispecie erano rimaste escluse. Quindi con questa dicitura diciamo che la Regione aveva una maggiore certezza sul calcolo delle proprie compartecipazioni. La norma però non era immediatamente applicabile, sapete ci sono stati 3 anni di
diciamo, di parziale applicazione con un recupero annuale di cifre sempre più alte, però immediatamente, diciamo contemporaneamente a questo aumento di entrate tributarie, la regione si è accollata la sanità, i trasporti, anche questi non immediatamente, cioè immediatamente però per i primi 3 anni, cioè finché non andava a regime l'articolo 8 che era previsto per il 2010, con gli oneri a carico dello Stato che ha continuato a erogare le stesse somme che erogava, anche se poi la competenza era di fatto in mano alla regione. Il problema di questa norma poi è stato che in qualche modo lo Stato è riuscito nel 2010 a stopparne l'immediata applicazione, sostenendo che andavano approvate delle norme di attuazione. Ecco, le norme di attuazione dello Statuto, che sono numerose, ce ne sono diverse emanate dopo l'emanazione dello Statuto del 48, servono per dirimere le questioni fra Stato e Regione nella pubblicazione di norme che possono avere interpretazioni non univoche. Io dico la verità, finché ci sono stata io, le norme attuazione, la mia direzione non ha mai parlato, perché in realtà l'articolo 8 è rimasto come era, ha aggiunto un cespite, che è quello dell'IVA più la lettera N di cui vi ho parlato, cioè questi altri cespiti, ma non ha modificato la struttura della compartecipazione. Fino allora l'avevamo, come dire, percepita senza nessuna norma di attuazione. E tanto era vero questo che quando lo Stato ha impugnato uno dei bilanci della Regione perché la Regione aveva inserito nelle entrate questi cespiti, la Corte Costituzionale ha detto sono immediatamente esigibili, non hanno necessità di norma di attuazione. E quindi è stato un modo per, come dire, protrarre nel tempo l'immediata applicazione che comportava per lo Stato, nel caso che adesso io sono ex direttore della programmazione, ma all'epoca, al netto della sanità e dei trasporti, l'incremento delle nostre entrate era sull'ordine di 1,5 miliardi. Quindi per lo Stato era un esborso notevole e quindi, diciamo, attaccarsi alla motivazione della norma di attuazione è stato un modo per dilazionare quello che poi adesso, ormai da quello che so, la questione dopo la sentenza della Corte Costituzionale è risolta e la Regione sta inserendo nel proprio bilancio questi nuovi cespiti, ovviamente decurtati da tutte le novità normative dell'ultimo periodo, tutti i contributi che le regioni hanno dovuto dare allo Stato in ordine a Salvitalia, a Fondi e altro. Però diciamo il cespite è stato confermato e può essere utilizzato. Ovviamente questa previsione di entrata comprende fra le altre voci anche la possibilità della Regione di approvare e far applicare i tributi propri, che è quello che si tentò con la vicenda delle tasse sul lusso, penso che sia cosa nota, però forse non è abbastanza noto il fatto che è vero che la Corte Costituzionale bocciò quelle tasse e quelle imposte della Regione, ma è anche vero che nel bocciarle per motivi di stesura della norma, il motivo principale per cui la Corte Costituzionale la ritenne non appunto incostituzionale era che in tutte queste imposte venivano esclusi
i residenti e i figli degli emigrati, i figli di residenti e quant'altro. E questo era il motivo principale per cui le norme furono respinte, perché non andavano contro la parità di trattamento dei cittadini. Ma nella stessa sentenza che dichiarava l'incostituzionalità delle due norme, quella sulle case, ha ribadito la competenza della Regione a poter far emanare i propri tributi in materia di turismo, come previsto dallo Statuto, e anche in altre materie non coperte da altre leggi statali. Quindi diciamo che la specialità della Sardegna prevede anche questa possibilità, certo non è il momento né il periodo in cui si possa pagare i tributi, però quelle norme che in qualche modo erano state dettate per la salvaguardia ambientale, per far entrare nella regione degli introiti a fronte di utilizzo del territorio di persone che vengono una settimana, un mese e poi lasciano le case vuote e con tutto quello che comporta una sovrabbondanza di persone in determinati periodi di tempo, anche con i servizi. Dottoressa Zutte, magari approfondiamo anche nel momento successivo del dibattito. Prima di passare la parola a Enrico Rubina, le volevo chiedere una cosa molto breve, ma oggi esiste un debito riconoscibile, quantificabile, esigibile dello Stato centrale nei confronti della Regione Sardegna? Allora, dobbiamo intenderci cosa si può dire debito. Se si intende che lo Stato debba ancora versare alla Regione delle entrate, sicuramente, in termini di cassa, sicuramente, in termini di iscrizione, di posti in bilancio, direi di no, perché la Regione, appunto, è stata chiamata davanti alla Corte Costituzionale per aver iscritto delle somme prima che venissero emanate le norme di attuazione. Allora, il bilancio è fatto in termini di competenza, nel senso che nel bilancio si scrivono le poste che la Regione prevede di versare, poi di poter introitare. Quindi la previsione è stata fatta, poi l'erogazione, per degli altri limiti che sicuramente poi parleremo, per esempio per il problema della tesoreria unica pura ormai, del patto di stabilità, non sono state erogate materialmente. Quindi se per debito intendiamo questo, cioè l'erogazione da parte dello Stato, il debito esiste. Se mi chiede se siano somme che possono essere utilizzate, no, perché sono già state utilizzate. Ok. Allora darei la parola anche a Corubina, consigliere comunale della Federazione della Sinistra, chiedendogli di affrontare anche delle questioni politiche non semplicemente legate alla vicenda della fiscalità della Sardegna. Siamo inseriti in un flusso molto vasto che è fatto di tanti livelli, sia i livelli locali, quello che avviene a livello dei comuni, ma anche il livello statale, che è importantissimo, ma ce n'è uno ulteriore, ancora più importante, che il livello europeo. Recentemente è stata decisa una norma di rango costituzionale che a mio avviso è un gravissimo errore delle classi dirigenti italiane, cioè il pareggio di bilancio. Con questo ci sono delle conseguenze che ricadono su tutti quanti e ricadranno per generazioni. Io volevo chiedere a un giovane consigliere comunale come Rubina, che si confronta ogni giorno con questi temi,
quali impressioni e quali progetti pensa che potrebbero cambiare la fiscalità. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Io affronto le questioni che sono all'ordine del giorno oggi, cioè la sovranità fiscale, l'Agenzia Statale delle Entrate, dal punto di vista del consigliere comunale e più in generale, questo magari lo farà anche il compagno di gruppo, però, e anche più in generale proverò a enucleare, raccontare alcune politiche economiche anche sovranazionali che vanno a influire anche sull'attività del Comune di Cagliari e anche sull'attività della Regione Sardegna e anche su quello di cui discutiamo oggi, sovranità e fiscalità. Il ruolo del consigliere comunale oggi e anche di chi sta in giunta spesso si riduce a decidere dove effettuare dei tagli. 20 anni fa succedeva che arrivava il funzionario del servizio bilancio e diceva: assessore, consiglieri, queste sono le spese che dobbiamo fare per forza, decidete dove spendere il resto. Adesso è il contrario, cioè arriva il dirigente del servizio bilancio, nel nostro caso, presenta quelli che sono i conti e dice: consiglieri, assessori, adesso decidete dove tagliare. Questo è il cambio, per cui non adesso, però forse nei prossimi mesi, nei prossimi anni dovremo discutere al di là dell'utilità o del decadimento per esempio delle assemblee consiliari elettive che contano sempre di meno in confronto alla giunta, all'esecutivo, ma probabilmente nei prossimi anni arriveremo anche a discutere dell'effettiva capacità di risposta, in questo caso dei locali, dei comuni, alle problematiche che quotidianamente emergono. Adesso qua non affrontiamo i dati macroeconomici che riguardano anche solo la città di Cagliari. Il dato politico che io riassumo, e poi non ci torno più sopra della relazione di Tiziana Zucca, è che nella scorsa legislatura regionale vi è stato un innovativo processo di sovranità città che nel 2010 e direi dal 2009, cioè da quando c'è stato il cambio di giunta, si è bloccato. Questo è il dato politico che emerge, ciò che ci dice Tiziana Zucca, sia per volontà o incapacità o per scarsa visione dell'attuale maggioranza regionale, ma anche per condizioni di fatto cambiate. Il quinquennio 2004-2009 dal punto di vista delle finanze è diverso dal triennio che però stiamo vivendo, che poi diventerà un quinquennio 2009-2014. Pino diceva che sulla tassazione si sono fatte rivoluzioni, è così, citava il motto della rivoluzione statunitense, la Sardegna non riesce a eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, all'Unione europea, dove si decidono le politiche comunitarie e le politiche monetarie, quindi magari anche quel no taxation without representation, magari un giorno lo diremo anche per la Sardegna rispetto a Bruxelles. E credo, per entrare subito sui temi, che dato le cose che adesso andiamo ad affrontare, l'Agenzia Statale delle Entrate, rispetto alla quale il sottoscritto, con il compagno Andreuzzi e con altri consiglieri di maggioranza, ha fatto una battaglia forte dentro il Consiglio Comunale affinché la seconda assemblea consiliare della Sardegna si esprimesse, e quindi riconoscendo all'Agenzia Statale delle Entrate la sua e la proposta, la sua strategicità per risolvere i problemi che tutta la Sardegna, non solo Cagliari, sta vivendo. Nonostante questa azione, che è andata a buon fine, perché 2 giorni fa, dopo anche un po' di ostruzionismo dalla stessa maggioranza, siamo riusciti a portarla in consiglio ed è stata votata a maggioranza, nonostante questo io credo che
Date situazioni di cui adesso brevemente parlerò, l'Agenzia delle Entrate possa essere solo un tassello di una politica fiscale e anche di una più generale posizione che è per la sovranità e quindi anche per la sovranità fiscale in Sardegna. Non basta quindi. Perché? Perché c'è una cosa che si chiama patto di stabilità che già oggi impedisce, per come è strutturato, alla Regione Sardegna di impegnare e liquidare somme abbondanti, poi qua vedo funzionari, dirigenti, insomma persone che queste cose le conoscono anche molto meglio di me, però oggi c'è, ci sono norme che non permettono di impegnare e liquidare somme già presenti nel bilancio regionale. Gli enti locali sottostanno a queste regole che vengono date anno per anno, dall'anno prossimo a queste regole, queste regole dovranno essere rispettate anche dai comuni sotto i 5.000 abitanti. Ragionando ieri con Tiziana Zucca siamo anche posti il problema se il fondo unico regionale, 600 milioni di euro all'anno, non venisse sottoposto al patto di stabilità due volte, cioè in uscita dalla regione, in entrata al comune, e probabilmente è così. E quindi ragione di sovranità significa anche ragionare di questo tema, io lo pongo solo come tema, qui possiamo appunto discutere qua e discutere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché io credo che la questione della fiscalità debba essere uno dei punti principali di discussione per la formazione di un fronte progressista che possa cambiare e governare la Sardegna, ragionando da qua al 2014. Dentro un contesto più generale, dove oggi le regole dell'Unione Europea fanno sì che a fronte di un avanzo primario elevato, il Comune di Cagliari quest'anno ha avuto un avanzo primario di 22 milioni di euro, cioè significa che rispetto alle spese abbiamo dovuto avere 22 milioni di euro in più di entrate, a vario titolo entrate, tributi ma anche trasferimenti, perché quelle erano le regole della stabilità. Questo sistema viene applicato ad ogni livello di governo, a maggior ragione dopo, anche dopo la riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Questo avanzo però oggi serve a pagare gli interessi, e cioè tutto quello che abbiamo conosciuto in questo anno non sta andando a risolvere il problema, il cosiddetto problema, cioè l'indebitamento di Paese Italia e a cascata Regione Sardegna e Comuni di Cagliari. Ed è questo il, un altro tema che io qua pongo, e che anche questo, quando parliamo di sovranità fiscale, ce lo dobbiamo porre, perché la Sardegna fa parte dell'Unione Europea e se vogliamo parlare di sovranità su queste cose ci dovremmo esprimere. E poi c'è quella cosa che chiamano fiscal compact, che sembra una cosa sconosciuta, si pronuncia in inglese, non si capisce bene cosa sia, è un documento innanzitutto, non si muove, ed è un trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione Economica e Monetaria, di cui fa parte anche l'Italia, e quindi un patto fiscale che entra in funzione il 1° gennaio del 2013, ed entro 12 mesi chi aderisce al patto fiscale deve essere conseguente a ciò che ha firmato. E l'articolo 4 di questo patto fiscale, al di là, quindi oltre il patto di stabilità, è molto chiaro, e cioè dice: l'obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblico supera il valore di riferimento del 60%, quindi il rapporto fra il debito e il PIL,
di ridurlo a un ritmo medio di un ventesimo all'anno. A oggi questo significa, al di là del patto di stabilità, in 20 anni circa 40 miliardi di euro per rientrare dentro questo stesso rapporto 60-100. La sanità pubblica tutta italiana vale, costa 130 miliardi di euro. Quindi immaginate cosa può voler dire 40 miliardi di euro di tagli ulteriori rispetto al patto di stabilità. Tanto che il nostro sindaco, che pure non è di mega 5, in aula ha messo una cosa bella: non sappiamo come fare il bilancio. Noi a oggi, già oggi, con il patto di stabilità, senza neanche parlare di fiscal compact, non sappiamo come fare il bilancio nel 2013. Ed è anche quella delle ragioni per cui, nonostante io dica da sempre che bisogna fare il bilancio entro dicembre, lo faremo ad aprile del 2013, a maggio del 2013, pronostico dopo le elezioni in ogni caso. A questo, quindi tutto questo si aggiunge a questo trattato, che prevede anche sanzioni, e ultimo tassello, elemento di discussione, ripeto, non concludiamo qua, ma che durerà nelle forme che ci riusciremo a dare complessivamente come sinistra, come progressisti, come centro-sinistra, è la riforma del titolo quinto, e cioè un disegno di legge presentato in Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2012 che a proposito di sovranità, no? Decide che, per esempio, nell'attuazione della potestà concorrente si segue quello che è stata l'impostazione della Corte Costituzionale in questo decennio, e quindi non esattamente un'impostazione favorevole anche a ciò di cui parlava prima Tiziana Zucca, e propone, poi questo ancora non è diventato legge, che per esempio in materia di porti viene avvocato tutto allo Stato centrale, in un comune dove metà del waterfront, come si dice, è dell'autorità portuale, è una cosa che un po' ci dovrebbe interessare. Già adesso abbiamo molte difficoltà ad avere a che fare con l'autorità portuale, se c'è un ritorno della competenza statale basta sul tema sarà ancora peggio. E, più in generale, un ritorno indietro del titolo quinto, in questa riforma del titolo quinto rispetto su tanti piccoli temi che però segnano un disegno generale. Insomma, questo è il contesto. Per chiudere, io credo che l'Agenzia Statale delle Entrate, adesso approfondiremo un po' di più il tema, sia un rimaldello per avere ciò che ci spetta, secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto, sia un rimandello per discutere della riforma economica e morale della Sardegna, quindi economica un nuovo modello di sviluppo, e morale una nuova classe dirigente, con la schiena dritta e visionaria, nel senso bello del termine, cioè con una visione, così come c'è da dire, con luci e ombre abbiamo avuto nel passato e vogliamo però continuare ad avere nel futuro. Grazie. Grazie Enrico Dobina. I temi che pone sono stati conclusi con un invito a essere visionari, cioè a immaginare delle cose diverse da quelle che conosciamo, che è esattamente, se ci pensiamo, l'invito opposto a quello che rivolgeva a tutti quanti Margaret Thatcher. Vi ricordate? Diceva che per lei valeva un acronimo che era TINA, There is no alternative, non ci sono alternative, che è un acronimo che è stato fatto, appropriato dalle classi dirigenti di quasi tutti i paesi occidentali negli ultimi anni, con una tendenza sempre maggiore a scegliere delle cose che vengono presentate come prive di alternative. Il sistema fiscale è quello dato, il debito è quello dato, non si può immaginare qualche meccanismo che rompa la spirale
recessiva o il sistema di strangolamento progressivo dato dagli interessi. E invece si potrebbero pensare cose diverse. Adesso ne presenteremo una a livello micro, ma non tanto micro, perché in realtà la Sardegna non è così piccola. Ma c'è un discorso anche macro che andrebbe fatto sull'Europa. Pensate alla regola che si è data la Banca Centrale Europea. Non può prestare direttamente i soldi agli Stati, però li può prestare alle banche e glieli presta a un tasso dell'1%, anche meno. E cosa fanno le banche? Con quell'1% acquistano i titoli di Stato dei paesi in difficoltà e si fanno remunerare a tassi del 6-7%, che sarebbero insostenibili anche in un'economia che crescesse del 6-7% annuo, figuriamoci in condizioni storiche e economiche come quelle attuali. Eppure basterebbe, anche per rompere il meccanismo dello spread, passare a prestare direttamente i soldi agli Stati, o addirittura ad acquistare titoli di Stato, come fa la Banca Centrale Britannica. Lo ha fatto nella misura di 400 miliardi di sterline negli ultimi 24 mesi e nessuno ha avuto da dire. E quindi ci sono alternative rispetto a questa rigidità, mutuo un termine usato da un noto comico nei confronti di Monti, rigor Montis. Ci sarà un'alternativa a questo tipo di rigore? A livello locale c'è una proposta che vorremmo conoscere, che è l'oggetto poi centrale, il clou delle discussioni di oggi, l'Agenzia Sarda delle Entrate. Immagino che voi abbiate raffrontato, per proporre una cosa come questa, le due situazioni. Cosa c'è nella situazione attuale e cosa ci sarebbe se si attuasse una misura diversa nell'esazione della nostra isola e nel patto fiscale con i cittadini? La parola a Giovanni Lucenda. Mi alzo perché forse non ho grande visibilità, ma non è per quello assolutamente. Intanto ringrazio per l'invito che ci avete fatto e riporto i saluti di tutto il comitato, del presidente e di tutti gli altri che non potendo venire hanno delegato a Alberto Pintus a me di partecipare a questo incontro. E io dico subito che gli interventi che sono stati fatti, le precisazioni che sua la signora Zucca, che è stata particolarmente puntuale e precisa, e ci ha fatto conoscere delle cose che noi come cittadini comuni molto spesso non conosciamo, e questo è anche come dire una colpa della stampa, che quando danno le notizie sui giornali qui non dovrebbe prendere, però soprattutto quando si parla e dovrebbero dare queste notizie, mentre invece magari troppo spesso allargano il discorso a cose meno importanti e molto più futili. Altrettanto è interessante dal punto di vista amministrativo quello che ha detto il signor Enrico Lubina, che intanto approfitto per fare subito i ringraziamenti sia a lui sia al signor Carlo Muggio per essere stati firmatari di questa proposta dell'ordine del giorno comunicato, che ha dato poi approvato a larghissima maggioranza, e che non va inteso soltanto in termini di un comune che approva, ma della realtà comunale più importante della Sardegna, che quando chiaramente si muove a Cagliari, come dire, fa sussultare tutte le altre amministrazioni, perché non può non essere l'amministrazione guida di tutta la Sardegna. E vi voglio anche rilasciare quello che diceva lei, come un fatto esagerato, enorme, fuori da qualsiasi realtà, che la banca non sia dello Stato, ma lo Stato acquisti soldi dalle banche. Una cosa veramente fuori da qualsiasi buon senso, perché le banche non sono per creare sviluppo e lavoro, ma sono semplicemente per creare capitali, per cui noi
abbiamo le banche che stanno lavorando per fare soldi e non per creare investimenti e per creare lavoro. Adesso la BCE che vende i soldi alle banche, le banche le vendono allo Stato, ho detto in termini molto così semplici, è una cosa assurda. Lo Stato dovrebbe comprare direttamente e poi lo dà alle banche, perché non potrebbe non essere così. Allora, questa agenzia Salva delle Entrate è la proposta di legge che noi abbiamo fatto. Intanto bisogna dire che avevamo avuto una serie di colloqui con l'allora presidente Soru, che avevamo incontrato proprio spingendolo a fare quel passo che noi ritenevamo importante di crearlo con una legge direttamente della Regione Autonoma della Sardegna e non invece di farlo. Poi ci fu con il governo Prodi tutto quel confronto che la signora Zucca ha spiegato molto bene e si è andati poi anche a un accordo per avere dei rimborsi, lei mi corregga se dico qualche cosa, a rate, a partire dal 2013, mi pare, dall'anno prossimo. La rateizzazione è 500 milioni, 500 milioni all'anno. Però secondo me la cosa importante che fece quell'amministrazione fu l'ERASE, l'Istituto per l'Accertamento, perché per poter chiedere quanto ci spetta bisognava fare un accertamento, cosa che questa ERASE mi pare che adesso sia stata soppressa, per cui noi dovremmo fare le nostre proposte in base a calcoli che non sono precisi, perché non abbiamo un istituto per le indagini, perché si può fare una riscossione solo se noi sappiamo quanto ci spetta, altrimenti non diventa sempre un confronto e un accordo con lo Stato, e noi sappiamo che la ragioneria dello Stato molto spesso ha delle grandi possibilità di abilità per dire che è una cosa in un modo piuttosto che in un'altra. Allora è nato questo comitato di liberi cittadini che coinvolge o almeno ha tentato di coinvolgere tutte le componenti sociali e politiche per poter fare questa raccolta di firme di una proposta di legge. Quando abbiamo avuto in mente di fare questa proposta di legge si ci è passati su un fatto che è semplicissimo, l'articolo 9 che dice: la Regione Autonoma della Sardegna può delegare la riscossione delle entrate. Allora, su questo può, abbiamo inteso, io credo giustamente, anche se non siamo degli avvocati, che vuol dire che questa è una possibilità che ACPA può farlo anche in proprio. Allora dico, ma se può farlo in proprio, se non vuole delegare, perché non farlo? Perché dal 1948 esiste questo articolo, nessuno si è avvalso di questa piccola possibilità per riscuotere in proprio le tasse, queste tasse che le competono e che sono ben evidenziate nell'articolo 8, adesso come diceva la signora, anche allargato con questa comma M, e si è invece lasciato che rispondesse lo Stato italiano e poi avvenissero delle compensazioni delle quali non avevamo la certezza della quantità. Ecco, basandoci su questo punto che noi riteniamo fondamentale per poter avere questo diritto ad approvare la legge, ci siamo fatti aiutare da alcuni esperti di fiscalità e abbiamo fatto una legge abbastanza complessa, perché sono 56 articoli dove non prevede soltanto l'accertamento così come era l'ERASE e anche la riscossione, ma anche le forme poi di utilizzo per evitare che di una legge secondo noi buona come intendimento se ne potesse fare poi un uso non proprio adeguato alle nostre aspettative. E perciò fatto questa legge,
scritta questa legge, il processo, quello naturale, che è stato anche difficoltoso, bisogna dire, è stata la raccolta delle firme. Ne sono state raccolte circa 30.000 e ne sono state portate per la presentazione della legge 26.500. Questa legge ha trovato subito una buona accoglienza, bisogna dirlo, perché pare che ci fosse stato in anni passati un tentativo così di fare una legge analoga, ma con pochi articoli che però non risolvevano il problema. Mi pare che una di queste leggine l'avesse anche proposta l'attuale presidente del Consiglio regionale, non è quello mandato, che però è rimasta lettera morta, e vedendo la presentazione di quel, diciamo che le è piaciuta anche a lei, visto che non è andata a buon fine la proposta che ho fatto io, probabilmente questa più completa, più complessa, ci può andare. È stata accettata sia per le firme, lo sapete meglio di me, che c'è tutto un iter di analisi delle firme e della qualità della legge, ed è stata portata nella terza commissione. La terza commissione ha sentito il comitato Fiocco Verde due volte e nell'ultima conferenza dei capigruppo è stata dichiarata legge di primaria importanza. Ora, noi riteniamo che questa sia una cosa giusta e vera, e che essendo reputata di primaria importanza tutti i gruppi la vogliano portare anche in consiglio nel più breve tempo possibile, e logicamente discuterla, approvarla e logicamente poi metterla anche in attuazione. Allora, noi sappiamo però che una cosa sono le buone intenzioni, un'altra cosa poi sono le cose pratiche, ed è proprio per questo motivo che abbiamo invitato tutte le amministrazioni della Sardegna, sia quelle comunali che quelle provinciali, a sostenere questa proposta di legge con l'approvazione di un ordine del giorno. L'abbiamo mandato a tutti i comuni o quasi, e molti comuni l'hanno già ricevuta, l'hanno anche analizzata e ci hanno comunicato che la porteranno all'attenzione del Consiglio, dei loro consigli comunali, anche approvarla, e altri invece li stiamo contattando via via, ma non abbiamo trovato, tranne un caso, che è quello di Durangus, che disponibilità positive. Il comune di Durangus, per un motivo molto semplice, il dottor Franco Latti ha detto: io sono un funzionario capo dell'Agenzia delle Entrate, avrei fatto in maniera diversa. E aveva l'opportunità per farlo, visto che fa anche il politico. Se questa proposta fosse stata portata al Consiglio regionale, avremmo già risolto tutto. E tra noi, da semplici cittadini, abbiamo fatto questo percorso, e questo intendiamo portare avanti. Dice: io non lo condivido, dice, ma comunque faccio complimenti, e così via. È stata una persona molto onesta, molto gentile, ma ci ha detto chiaramente come la pensava. Ora, da Sassari prima, Cagliari, adesso passando per Argos, Villa Signius, Lacco, Nimeana, Nureci, che sono consiglieri comunali a Nureci, per cui ci tengo a dirlo subito, ma anche Galtelli, Mara, Baulado, insomma, la stanno approvando dappertutto, i consigli provinciali del Medio Capitano, di Nuoro, Ristano, Olbia, e so che fra poco la porterà all'esame anche il comune, l'amministrazione di Cagliari, e quella del Sulcis Iglesiente, per cui diventa un fatto di, come dire, sostegno generale di tutta la Sardegna. E io credo che di fronte a una cosa del genere la regione non può esimersi da doverla analizzare, e non solo analizzarla, ma anche approvarla senza stravolgerla. Dico, può essere compatibile anche che ci sia qualche modifica, ma senza che venga diciamo modificato l'impianto e le finalità stessa della legge. Ecco, allora, Sergio, siccome
avremo modo di approfondire, anzi questo può essere uno degli spunti per il dibattito. Le chiederei di concludere con due minuti spiegando essenzialmente quali sono le linee principali di questa proposta. La proposta di legge è quella appunto di creare in Sardegna un'agenzia di accertamento e poi di riscossione delle entrate. E in maniera molto semplice, noi raccogliamo in Sardegna le nostre tasse e si dà allo Stato quello che le compete, senza dover fare questo ciclo inverso che invece fanno i soldi che vanno a Roma e poi bisogna combattere per poterli avere. In termini molto semplici, questo è quello che dovremmo aver fatto da sempre, avere la disponibilità diretta. Ma io voglio fare però un inciso brevissimo, che è quello del patto di stabilità, che noi rischiamo di riscuotere i soldi, di avere i soldi e non poterli spendere. Il patto di stabilità, sapete che è stato fatto, almeno io credo di averlo inteso così, per non fare ulteriori debiti. Tu hai speso tanto tale anno, non puoi spendere di più, per cui non puoi fare mutui e così via. Ma se io ne ho di più e ho questi soldi, non vedo perché non li possa spendere. Siamo in un momento di crisi terribile, occupazionale, di sviluppo, e non vedo perché soldi che sono fermi, che diceva anche il signor Rovino del Comune di Cali, che non possono essere spesi con tutte le, tutti i problemi che ne derivano. Poi se ci sarà un secondo turno parlerà Alberto Pintus, che proietterà anche un po' quelle che sono delle slide che noi abbiamo fatto e che abbiamo proposto dappertutto, che sono degli slogan che però fanno capire in maniera diretta praticamente qual è il pro e il contro della promozione di questa legge.